Ho incontrato gli operatori dei consultori qui in provincia di Teramo che mi hanno sollecitato affinché venga rafforzato il servizio proprio della mediazione familiare, perché hanno ricevuto richieste di aiuto dalle famiglie e non sono stati in grado purtroppo di poter offrire l'aiuto, poiché nei nostri consultori la figura del mediatore familiare non c'è. Quindi questo è un progetto innovativo che va proprio in aiuto ai soggetti più deboli, ai soggetti più fragili che con la pandemia purtroppo hanno visto accentuare le problematiche relazionali all'interno delle famiglie, quindi i ragazzi purtroppo isolati a causa del lockdown, la mancanza magari del lavoro dovuta alla crisi economica, sempre in relazione alla pandemia in atto, e quindi purtroppo viene a mancare la serenità. Quindi il mediatore familiare è fondamentale per aiutare le famiglie a ritrovare un equilibrio. Le risorse sono dalla Giunta messe a disposizione, sono 35.000 euro per due mediatori familiari. Penso i primi dell'anno 2022 partiremo con questo progetto pilota nei consultori di Roseto e Teramo, per poi vediamo un po' di estenderlo anche agli altri consultori della provincia di Teramo. Siamo alla fine di questo percorso che abbiamo fatto per redigere il nuovo piano sociale regionale, che va a sostituire il precedente, ormai risalente perché è del 2015, un piano che prevede un aumento di fondi che passa da 60 euro della spesa pro capite per ciascuno abruzzese a 86 euro, che avrà un impatto economico totale sui tre anni pari a 350 milioni, quindi ci sarà quasi il triplo di fondi rispetto al precedente, quindi sicuramente possiamo soddisfare tante esigenze. E quindi sono molto contento, adesso inizierà il percorso per l'approvazione, va prima in giunta e poi in consiglio regionale, l'auspicio che entro l'anno si possa approvare, e quindi sicuramente anno nuovo abbiamo un nuovo strumento.